Venerdì sono stati soccorsi quasi 3.000 maiali allevati nell'allevamento Benfenati di Lugo. In provincia di Ravenna erano rimasti bloccati nei loro porcilai travolti dall'esondazione del Segno e del Santerno, due dei tanti fiumi esondati la scorsa settimana in Emilia-Romagna. Una cinquantina di maiali sono annegati. Davide Bacchiera, il direttore dell'allevamento, è riuscito a salvare gli altri animali grazie a un diffuso appello sui social. È ancora troppo presto per capire quanti animali siano coinvolti nell'alluvione, se sarà mai possibile accertarlo con un minimo di accuratezza. Per ora la priorità della protezione civile e dei vigili del fuoco è permettere agli sfollati di tornare nelle loro case. Molte strade sono allagate e rimuovere il fango da case e negozi è un'operazione lunga e faticosa. Ci vorranno molti giorni di lavoro per tornare a una condizione relativamente normale e al momento non è possibile fare stime attendibili su quanti danni alle case e quanti soldi serviranno per la ricostruzione. Oltre case alle infrastrutture come strade e ponti, l'alluvione ha causato ingenti danni fattorie al bestiame. Secondo gli ultimi dati diffusi dagli STATI, aggiornati lo scorso dicembre, nella regione vengono allevati 579.000 bovini e 1.000.000 di suini, oltre a 27.000 cavalli, 4.600 tra asini e muli, 49.000 pecore. Molti di questi animali vivono in allevamenti intensivi, dove vengono allevati per la loro carne e altri prodotti come il latte e il cuoio. È un metodo di allevamento sempre più utilizzato, con enormi stalle o porcilai che ospitano migliaia di animali, spesso in condizioni che causano loro sofferenze e disagi. Molti sono proprio perché si trovavano in spazi ristretti, dai quali non è facile uscire in caso di evento estremo come un'alluvione. Con i maiali è stato un disastro perché vivono quasi sempre in strutture fatte apposta per non farli scappare, racconta Matteo Gagliani, direttore della clinica veterinaria di Russi che in questi giorni ha soccorso molti animali bloccati dall'acqua. In generale è meglio lasciare liberi gli animali, perché possono nuotare e cercare di mettersi in salvo. Cavalli e maiali nuotano, ma i cavalli hanno più resistenza, mentre i maiali sono bassi e lottano di più. Abbiamo trovato un cavallo che era in acqua da 3 giorni e comunque aveva trovato la forza per cercare il cibo. A Faenza, già colpita dall'alluvione di inizio maggio, 600 maiali sono nell'allevamento all'interno dell'azienda agricola La Panidina. In un attimo abbiamo avuto 1,5 metri d'acqua. La violenza dell'alluvione si è portata via tutto, anche le protezioni che avevamo previsto. A quel punto c'era solo da aspettare che tutto passasse. L'acqua si è ritirata entro 24 ore. Rimasero solo il fango e i corpi dei maiali. Tra venerdì e domenica alcuni volontari di Essere Animali, associazione che si occupa di animali, hanno organizzato un sopralluogo in alcuni allevamenti colpiti dall'alluvione a Ravenna, Forlì e Cesena, per documentare.